Visti sempre per la Fiera di Modena con il nostro astro patato preferito. Ciao Nick! Salve, salve. Una tua impressione su questa Fiera di Modena? Guarda, mi sta piacendo effettivamente molto, è la prima volta che sono qua ed è una fiera che sto effettivamente adorando, sia dalla parte del visitatore che dalla parte del dimostratore. C'è stata estrema disponibilità da parte degli organizzatori a creare qualcosa di nuovo come evento che vogliamo coltivare anche nella prossima edizione, per cui ci hanno già confermato. E la grande? Sì, decisamente, infatti vogliamo creare qualcosa di ancora di più, in sostanza. Quindi sei qui con gli Araldi di Kello & Friends, parlaci un po' di questo progetto. Allora, questo progetto degli Araldi punta a unire realtà eterogenee come io, che parlo principalmente di background di Warhammer, Angelo Di Kello, che vabbè, un grandissimo pittore. Abbiamo anche Valentina, che è un'illustratrice, in particolare di personaggi dedicati ai giochi di ruolo, e abbiamo Chris, amico di Angelo Di Kello, che lo aiuta in demo di Shadespire o comunque pittore, diciamo. È pensavo quello che portasse da bere. Ci voleva qualcuno che portasse da bere anche. Quello, abbiamo altri per il bere. Altri. Ci affidiamo ad altri stand per il bere. La cosa più bella di questa fiera è la cosa invece che miglioreresti? Devo dire che la cosa che mi piace è che la fiera non è invasa dai cosplay. Perché per quanto non abbia nulla contro i cosplay, effettivamente si riconosce che è una fiera dedicata ai giochi. Al gioco di qualsiasi tipo, e quindi le persone vengono per questo. È una fiera per lobby. Esatto. Riconosco che trovo la cosa migliore di questa fiera: ci sono i giocatori. Un'altra domanda: come fai a conciliare tutto il lavoro del canale e i vari dell'astropata, per questo sappiamo che c'è anche il Patreon piuttosto che, con la tua sconvolgente vita sessuale? Dormo molto poco. ecco rivelato il mistero. Ma quello che si stanno chiedendo tutti i nostri ascoltatori, chi ci segue: cos'hai comprato alla fiera? Allora, devo dire che effettivamente non ho comprato una mazza, perché ero abbastanza povero e ho detto: vedo quanti soldi mi rimangono domenica e decido se fare acquisti. Sto puntando delle statuette di Monster Hunter, vedo se ne acquisterò almeno una. Allora in bocca al lupo. Invece dici un po', da quando il tuo ciuffo ha preso vita propria? Da qualche mese sta conquistando il mio corpo e penso che prima o poi diventerà lui il padrone della mia mente. Benissimo così. Grazie ancora. Buona fiera. Devo dire ci hanno fottuto.